Ben ritrovati a tutti voi, cari amici e care amiche di Angoli, come sempre benvenuti al nostro appuntamento della sera, che questa volta vuole lanciare uno sguardo verso questo cielo sempre piuttosto nuvoloso, con pioggia, con un tempo decisamente incerto e temperature piuttosto bassine. Ma naturalmente la prospettiva è quella di guardare avanti nei prossimi giorni quale sarà la tendenza, e allora torna ad informarci il nostro Paolo Corazon. Ciao Paolo, ben ritrovato. Ciao, buonasera Dolores. Sì, sono tutti preoccupati, anzi tutti un po' arrabbiati, diciamo, certo. Pure per questo maggio che è un continuo su e giù, tutti vogliono il caldo, tutti vogliono il sole, ma arriverà tranquillamente il caldo e il sole, fin troppo probabilmente quest'estate, poi se vuoi ne parliamo anche, però per il momento hai ragione, un continuo su e giù, un'altalena continua in questi giorni. Beh, però di fatto questo ricalca un po' l'andamento tradizionale della primavera, forse non eravamo più abituati, perché guardando indietro negli anni più recenti si passava dal freddo al caldissimo e queste fasi intermedie le avevamo un po' dimenticate. Quindi cosa ci dici? È normale in fondo? Intanto devo fare complimenti, perché se tutti la pensassero come te io vivrei una vita migliore, perché effettivamente il ragionamento da fare è quello che hai fatto tu, cioè in realtà questa è la primavera, con questi continui alti e bassi è normale che marzo, aprile e maggio faccia così. Quando ero piccolo io, insomma, ne facevo ancora di acqua a marzo, aprile e maggio. Quest'anno si è rimesso a farla ed è tornato ad essere un periodo più normale rispetto, come hai detto tu, agli ultimi anni, che si passava dal freddo invernale al caldo estivo, così di punto in bianco, e spesso avevamo già i 30 gradi ad aprile e a maggio. Quest'anno non lo sta facendo e, ripeto, è tutto normale, però guarda, ti do anche buone notizie, nel senso che domani torna il sole. Quindi comunque avremo un miglioramento nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Domani sì, qualche nuvoletta ancora si fa vedere, ma poche. Giovedì giornata di sole, venerdì giornata di sole, sabato giornata di sole. Quindi no, dai, insomma, non sarà sempre così, anzi, nelle prossime giornate torneremo ad avere sole e più caldo, quelle temperature che torneranno ad aumentare in maniera decisa. Ed è proprio questo l'aspetto che vorrei approfondire con te, nel senso che una temperatura più mite, più tipica di questo mese di maggio, naturalmente fa piacere a tutti quanti, ma l'hai accennato in qualche modo all'inizio della nostra chiacchierata, questa è già una primavera che fa pensare a un'estate anche quella nella norma, quindi con il caldo dei tempi che furono, o invece ci dobbiamo preparare a quel caldo torrido che non ci piace per nulla? La seconda che hai detto, perché in realtà purtroppo succede che secondo le previsioni a lunga scadenza questa primavera ci porterà fino all'inizio dell'estate in maniera molto graduale, come stiamo vedendo. In effetti, guarda, ti anticipo che maggio in realtà non è finita, cioè avremo altre perturbazioni che passeranno durante questo mese di maggio. Quindi comunque dobbiamo avere ancora pazienza, ma ripeto, è giusto che faccia così, non disperiamo. Giugno probabilmente sarà un mese in cui ancora riusciremo a respirare, ma già con un buon ingresso dell'estate. Secondo gli ultimi aggiornamenti, luglio, agosto, settembre, roba da strapparsi la pelle di dosso, per dirlo in maniera un pochino colorata, perché probabilmente saranno tre mesi davvero molto molto caldi per il Mediterraneo Italia, e a quel punto tutti a lamentarsi del caldo, ovviamente tutti a rimpiangere quando a maggio si stava bene, perché è un continuo lamentarsi, però credibilmente ci farà soffrire quest'estate, non la partenza ma la seconda parte rischia di essere bollente. Bene, quindi insomma ci penseremo a tempo debito, per ora quindi godiamoci questo momento ancora relativo fresco. Una domanda che non posso non farti, Paolo, sempre guardando indietro nel tempo e nei recentissimi anni, questa abbondante pioggia primaverile, nonostante il caldo torrido che ci hai anticipato, farà sì però che la siccità sarà affrontabile, quindi abbiamo delle buone riserve? Ma sicuramente, per fortuna quest'anno non si parla di problemi idrici per il nord Italia, stiamo bene, di acqua ce n'è a sufficienza, ti ripeto, ne arriverà dell'altra entro la fine di maggio, quindi da quel punto di vista dovremmo affrontare l'estate con maggior leggerezza rispetto agli anni scorsi. Non vale così per tutta Italia, perché l'estremo sud ha qualche problema, ce l'ha, però noi quest'anno ce la caviamo bene. Ti ricordi che invece
l'anno scorso, eravamo arrivati all'estate con molte preoccupazioni, poi è iniziato a piovere, il problema è passato, però uscivamo da una siccità davvero preoccupante. Quest'anno no, abbiamo sia la falda sotterranea che tutti i corsi d'acqua superficiali e i laghi belli pieni d'acqua, e questo sicuramente ci garantirà un'estate tranquilla da quel punto di vista. Bene, Paolo, io approfitto ancora per chiederti di un'altra questione che, sai bene, caratterizza l'estate, soprattutto, o meglio, la primavera, soprattutto con il timore di coloro che soffrono un po' il polline che gira. Ma queste piogge in una certa maniera lo controllano, oppure ci sarà un momento, visto che poi domani e dopo arriva il sole, nel quale dobbiamo avere, insomma, antistaminici a portata di mano? Allora, è così, lo sanno bene gli allergici, appena esce il sole e l'aria si calma, subito i polline comincerà ad andare in giro, quindi effettivamente le prossime 4-5 giornate saranno un continuo starnuto e prurito al naso e agli occhi per chi ne soffre, però queste piogge che ogni tanto ci stanno facendo compagnia aiutano molto, e comunque abbattono immediatamente la quantità di polline nell'aria, e per qualche giorno almeno anche gli allergici riescono a respirare, quindi volendoci anche questo aspetto positivo delle piogge di questi giorni, poi l'aria è pulita, insomma ragazzi, facciamoci una ragione, anche se non tutte le giornate sono con il sole, ci sono anche aspetti positivi, dai. A me pare una primavera favolosa, forse perché sono di quei tempi che furono, come te, io me la ricordo così e va benone. E Paolo, prima di salutarti, sicuramente ci rivedremo prima di quella data, ma voglio ricordare a tutti gli amici a casa che tu sarai uno degli ospiti al nostro prossimo appuntamento Ecologica sabato 24 maggio qui ad Espansione TV, quindi ti rivedremo anche in presenza, è vero? Esatto, e non vedo l'ora, perché ormai è qualche anno che vengo volentieri a farmi un giro da voi. Parleremo ovviamente, perché l'argomento principe è quello di cambiamento climatico, cosa sta succedendo, proprio con dati molto aggiornati, e come al solito vi farò mettere le mani nei capelli, ma vi darò anche delle speranze, quindi vi aspetto quel sabato mattina, io ci sarò con entusiasmo come tutti gli anni. Allora ci rivediamo il 25 di maggio, per ora ti ringrazio Paolo per essere sempre nostro ospite graditissimo, ciao, a presto! Grazie, ciao, buona serata, ciao ciao. Grazie, grazie. Ed ora torniamo a parlare di inclusione, perché è un altro tema al quale teniamo moltissimo. Ed eccoci di nuovo, tornare sull'argomento che riguarda lo spettro autistico. Ne abbiamo trattato qualche giorno fa quando abbiamo parlato dell'inaugurazione di un locale tecnologicamente assistito per le diagnosi precoci presso l'Istituto di Ricerca Santa Maria Nascente, Fondazione Dognocchi di Milano. Bene, ora questa sera l'occasione è proprio quella di ritornare su questo argomento per evidenziare l'importanza dello sport nell'ambito appunto dell'autismo. Di fatto una sfida che è stata vinta proprio dall'associazione Blue Life Autismo e Diritti APS, per la quale abbiamo in collegamento la presidente Serena Mallai. Serena, ben ritrovata ad Angoli, grazie per essere ancora con noi. Buonasera a tutti, grazie. Quindi voglio ripartire proprio da un focus sulla vostra attività, perché voi vi occupate fortemente, come già avevamo detto, delle famiglie e dei bambini che sono interessati da questo disturbo. E per voi è stata una sfida vinta quella di far sì che lo sport sia inclusivo per questi bambini, è così? Assolutamente sì. Diciamo che abbiamo cercato di rivoluzionare un po' l'approccio che avevamo visto utilizzare un po' da tutte le associazioni o chi si occupava già da prima di noi di disturbo dello spettro. Ci siamo resi conto che la via migliore è quella di applicare letteralmente l'individualizzazione del progetto di vita, ovvero invece di proporre progetti preparati e poi offerti all'utenza, facciamo l'opposto, cioè andiamo a costruire un abito su misura. Questo perché il mito dell'inclusione, utilizzo a malincuore il termine mito, è ancora veramente difficile da raggiungere, perché i nostri bambini hanno comunque peculiarità importanti. Quindi se si crea un contenitore standard, quasi mai, diciamo, è adatto a loro o comunque li fa
godere dell'ambiente e della parte sociale, che è proprio quella che manca tanto nell'ambito del disturbo dello spettro, perché i nostri bambini fanno un'estrema fatica nell'area della socializzazione, dell'interazione con i pari. Certo. Quindi, Serena, è proprio cercato... per questa ragione, mi perdoni, intervengo perché abbiamo due minuti e poi siamo in pubblicità, voglio arrivare anche al focus della questione, perché voi siete vincenti proprio per quello che ci ha detto. Avete messo in campo molti progetti, avete vinto anche dei bandi provinciali e regionali, quindi diventa importante intanto ricordare per esempio quello che è accaduto nel gennaio 2024, vediamo anche da queste immagini che riportano i ragazzi che sono sui campi da sci, ma voi volete andare avanti in questo progetto, quindi in quest'ultimo minuto ci racconti perché è importante sostenervi. È importante sostenerci perché, creando appunto l'abito su misura, siamo riusciti a ottenere dei risultati impensabili, quindi abbiamo creato dei gruppi di bambini autistici e bambini neurotipici insieme e abbiamo cercato di avvicinarli a, come nel caso del progetto sci inclusivo, a uno sport nuovo per entrambi. Quindi, utilizzando degli accorgimenti ad hoc, degli insegnanti ovviamente, degli istruttori preparati, siamo riusciti a creare una squadra che ha ottenuto dei risultati strepitosi, cioè addirittura i bambini con autismo anche grave, perché noi trattiamo comunque casi di autismo grave, sono riusciti a imparare a sciare nell'arco di 2 o 3 giorni. Quindi è stato un successone, è stato un progetto pilota, abbiamo avuto contatti da tutta Italia e quindi lo replicheremo stavolta sicuramente ampliandolo e dando possibilità a tutti. Diciamo che questo serve a dare anche una speranza a chi di speranze non ne ha più, perché dice: mio figlio non riuscirà mai a ottenere certi risultati, non parlo di risultati sportivi ovviamente, ma di risultati di autostima, di integrazione, di inclusione. Invece no, la via dello sport è una via vincente, ci vuole pazienza, capacità, caparbietà e ovviamente competenza, ma noi chiediamo appunto di sostenerci perché siamo certi di poter dare sempre a più persone e famiglie una speranza per quello che è oggi magari un divertimento, ma domani il futuro e la consapevolezza che questi bambini potranno essere degli adulti che avranno delle chance anche a livello, insomma, lavorativo, sociale. Certo, Serena, e è chiarissimo, io la invito per questa ragione, perché la pensiamo assolutamente come lei, a ritornare in collegamento più avanti per tenere acceso questo focus, il sostegno e anche una comunicazione alle famiglie che ne hanno bisogno. Grazie a Serena Mallai e buon lavoro, grazie. Sì. Buona serata a tutti. Grazie, grazie anche a voi. C'è una pausa brevissima e poi, cambiando argomento, torniamo ad Angoli.